quella del Crespi, proprietario del Corriere della Sera, che è la famosa villa Ronchi, quella che chi dirigeva lo conosce perché si fa dei matrimoni. Ah, no, qua. Dopo guerra, costruita in modo particolare, è stata dei Crespi, attualmente è affittata per matrimoni. Intorno alla villa c'era la riserva di caccia dei Crespi, ok? Enorme, bellissima, te ricordo più là. 3 km più in là abbiamo la Necchi, la villa Necchi attuale, ristorante, albergo. Necchi è proprietario di macchine da cucina, ancora più bella di riserva di caccia. Necchi aveva invitato, pensate che io ho conosciuto, la cameriera personale del Necchi viveva nella casetta di fronte. Una volta, come con voi, arriviamo lì, c'è una fontanella di acqua sul cuore. Ci fermiamo, la signora esce, ma parlo di 7 anni fa, e dice: volete un bicchiere di vino? Ma sì, tutti siamo entrati. E lei ha aperto un libro da show, come vedi nei film. Ha iniziato a raccontare della Lollobrigida, perché lei era proprio la cameriera del Necchi. Il Necchi, quando è morto, gli dicevano un signore per bene di quelli, per un anno ha lasciato lo stipendio a tutti i suoi salariati, nell'attesa che trovassero un lavoro. E alla signora, la sua cameriera, ha regalato la casa di fronte, che non era altro che la scuola della frazione.